tre regole d'oro per chi vuole fare trading. Cosa bisogna tenere subito a mente? Ma sicuramente prima di tutto bisogna partire da una profonda conoscenza del mercato e soprattutto per chi fa un trading di tipo intraday, a mio avviso bisogna conoscere, ma questo come ripeto più volte, bisogna conoscere le caratteristiche del mercato. Insomma, non tutti i mercati hanno una stessa operatività, ogni mercato ha un'anima, che può essere un'anima breakout, un'anima trend follower, piuttosto che un'anima di tipo mid reverting. Quindi poi ogni mercato va manipolato con delle precise regole e oltre all'analisi di tipo tecnico, analisi di tipo grafica, a mio avviso nei mercati attuali c'è quanto mai bisogno di avere un supporto dal punto di vista quantitativo, quindi un supporto appunto dal punto di vista di una statistica che ci vada a dire, insomma, ecco, quali sono appunto le migliori strategie per il mercato che stiamo tradando, insomma, e quindi quali possono essere le nostre reali aspettative appunto su quel determinato mercato, questo Ok, sicuramente. allora Andrea, arrivo da te, parto da questa ultima domanda, ovviamente non essenzialmente sul trading, però Andrea, chi vuole approcciarsi ai mercati cosa deve tenere bene a mente? Come iniziare a studiare realmente i mercati? Ma allora, per quanto riguarda il tema trading, secondo me la cosa fondamentale è avere un piano, una strategia iniziale e poi rispettarla, dove si deve subito avere in mente qual è sostanzialmente l'obiettivo di guadagno e la massima perdita che si è disposti a sopportare, nel senso che l'attività di trading, cioè anche l'investimento, il trading è la stessa cosa su orizzonti, se vogliamo, temporali più brevi. Di fatto si deve entrare in un trade quando c'è almeno un rapporto tra rischio e rendimento almeno 2 volte / 3 volte superiore, quindi rischio 1 per guadagnare 3. Questo deve essere, secondo me, un po' l'approccio. Questo è un consiglio, poi l'altro consiglio è quello, secondo me, appunto quello di studiare bene, è fondamentale capire un attimo bene, come diceva il collega, quello che è il mercato di riferimento e a quel punto ovviamente anche non seguire le mode, perché normalmente quando ci si segue troppo la moda, l'abbiamo visto recentemente con i titoli per esempio delle energie rinnovabili piuttosto che la clean energy, tutto questo poi quando le cose finiscono sui giornali e diventa di moda, l'abbiamo visto anche con Bitcoin, ecco, spesso diventa tardi per entrare e poi chiaramente ecco, un'altra tendenza, il fatto di tendere a seguire la tendenza principale, quindi riconoscere qual è la tendenza principale del mercato e tendenzialmente andare a approfittarne, quindi non mettersi contro tendenza, ma cercare di approfittare dei momenti di debolezza quando il trend è a rialzo per acquistare, viceversa in un momento di mercato a ribasso, approfittare dei rimbalzi per andare a inserirsi in vendita. Quindi direi che questi sono un po' i primi consigli che mi sento di dire. Da un Ok, punto di sì, da un punto di No, vista. no, appunto, da un punto di vista macro, non posso che essere d'accordo con quello che avete detto, dove siccome il punto cruciale rimane solido, cioè quello dei tassi a zero, che hanno gonfiato un sacco di asset e quindi questo tema delle bolle è tutto relativo a dei tassi che non sono mai stati così bassi e viceversa, se andiamo a vedere gli utili aziendali, quindi delle aziende quotate, quindi dei mercati di riferimento che si vanno poi dove si va a investire, in realtà i numeri finora hanno anche giustificato, se vogliamo, i prezzi che ci sono, per cui è chiaro che è tutto legato in proporzione ai tassi, quindi se dovessero salire i tassi diventa un po' come una bolla, un palloncino che si sgonfia con un ago e potrebbe essere molto, molto veloce lo sgonfiamento, però ecco, finché la situazione rimane quella di un'assenza di alternative sul risk-free, secondo me queste quotazioni sono tra virgolette giustificate, nel senso che se andiamo a vedere i prezzi del 2008, 2000, del 2008 c'erano i tassi comunque erano intorno al 4-5% a seconda dei mercati e le quotazioni certamente erano più basse, però paradossalmente in proporzione non,
adesso certo. potrebbero essere ancora più alte. Quindi... Certo, ecco, poi peraltro andremo proprio a vedere anche come adesso comincia a esserci anche poco accordo, comunque meno accordo rispetto a prima, tra le decisioni proprio che riguardano i tassi dei vari membri delle banche centrali. Perché? Perché le previsioni dell'economia sono al rialzo e c'è ancora il tema dell'inflazione in pole position. Poi commenteremo anche i dati macroeconomici, ma abbiamo visto poco fa, guardiamo per un istante ancora il calendario, il calo in atteso degli ordinativi industriali a maggio per quanto riguarda la Germania, mentre abbiamo per la Spagna la produzione industriale sempre del mese di maggio sopra le attese, la produzione aumenta del 4,3 su base mensile dopo lo 0,4 sempre con segno più davanti del mese precedente, un aumento tendenziale si è registrato del 26%, un dato superiore alle stime degli analisti che avevano previsto un più 22,1 e al mese precedente più 48,2%. Poi commenteremo naturalmente anche i dati macroeconomici, però Filippo torno da te. Partiamo con la nostra view dei mercati, partiamo dal nostro indice. Abbiamo visto poco fa sul nostro sito Trend Online come si parlasse di una sorta di temporale, eccolo qui, che potrebbe arrivare sul FTSE MIB. È un po' la domanda, credo che anche la settimana scorsa con te siamo partiti un po' da questa ipotesi. Allora, vediamo un po' quali sono le tue analisi sul FTSE MIB. Sì, se sei d'accordo vado ad avviare la condivisione certo, dei, certo. dei grafici. Così magari commentiamo il grafico, qui siamo sul FTSE MIB Future. Beh sì, è una situazione che continua ad essere interlocutoria per quanto riguarda il nostro indice, anche se comunque sia è un indice che monitora, che in questo caso okay, è il derivato dell'indice, continua a mostrare a mio avviso una buona forza relativa, nel senso che anche nella sessione di ieri comunque sia il mercato è andato di fatto a difendere questo supporto a quota 25.000 punti, qui lo vediamo anche con un time frame più breve, di fatto appunto c'è cioè quota 25.000 punti, questo supporto che sta di fatto respingendo ogni tentativo di attacco insomma da parte dei ribassisti. È chiaro che questo poi lo vedremo ancor più in dettaglio nel DAX, però è chiaro che in questo momento c'è ancora questa barra benchmark ribassista del 18 giugno che di fatto insomma comanda le sorti del mercato, nel senso che fino a che il mercato non riuscirà a recuperare poi quota 25.500 punti, ovvero l'apertura di questa barra ad ampio range, quindi andare a chiudere questo gap che si era aperto tra il 17 e il 18 giugno, è difficile che il mercato trovi una certa direzionalità. Dobbiamo tenere anche conto, come detto più volte, che siamo all'interno di una finestra stagionale non troppo incline ad osservare, a registrare rialzi sul nostro FTSE MIB, finestra che peraltro si andrebbe a chiudere circa il 30 di agosto, però secondo me già il fatto che in questo periodo non si siano registrati ribassi significativi, ma una correzione che tutto sommato è contenuta. Qui se ti ricordi insomma avevamo evidenziato come questo triplo minimo a quota 23,7 registrato il 13 maggio avesse di fatto posto le basi per un rialzo che poi si è spinto fino a quota 25,8. Ma io continuo a pensare che il FTSE MIB sia un mercato che anche nel corso dell'autunno potrà riservare delle sorprese. Okay. Chiaramente sotto questo punto di vista maggior tempo passa prima che il mercato appunto riesca a recuperare questo livello e francamente diminuiscono insomma le aspettative, nel senso che quando si ha a che fare con situazioni di questo tipo ci si aspetta insomma che il mercato possa andare a recuperare entro un certo numero di barre, quindi a completare questo che è a tutti gli effetti una base di accumulo. È chiaro che più tempo passa senza che il mercato insomma recuperi tale area, più tempo passa lateralizzando su questi livelli e poi maggiore il rischio che di fronte magari a una notizia avversa o comunque sia un break di un supporto che potrebbe essere 25.000 punti si assista insomma ad una mossa al ribasso. Ci sono comunque diversi livelli di supporto che possono andare a
a contenere i ribassi. In primis sicuramente quota 24,5, poi abbiamo 24,2, anche 24.000 punti. Ripeto, rimango positivo okay. su questo mercato, occhio però che insomma continua ad essere un mercato, diciamo, ecco, più per trader che investitori, ma come un po' tutti i mercati del resto, e quindi a livello, diciamo, ecco, di lungo periodo, occhio a posizionarsi loro magari su questi prezzi, perché diciamo, ecco, certo. potrebbe essere lecito attendersi un ritracciamento più maggiormente cospicuo per posizionarsi a prezzi maggiormente competitivi. Certo, sentiamo se Andrea è d'accordo, nel senso, appunto, diceva, ascoltando l'analisi di Filippo, un mercato che è più per trader forse in questo momento. Io prima ho buttato già lì, Andrea, il tema che so che hai studiato anche tu attraverso anche la tua newsletter della combinazione tra le previsioni economiche date al rialzo e l'impennata dell'inflazione, che ovviamente sta un po' scombussolando le banche centrali, o meglio, cominciano a profilarsi delle idee diverse rispetto ai tassi di interesse, a come agire. Peraltro, a proposito di banche centrali, ci metto un'altra notizia che è arrivata adesso: la banca australiana ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% anche il target dei rendimenti di titoli di Stato a 3 anni. La ripresa economica, ha spiegato, è più solida di quanto atteso in precedenza e in generale è positivo l'outlook per le famiglie e gli investimenti. Quanto al mercato del lavoro, continua a recuperare un ritmo più forte di quanto stimato, anche se l'inflazione e i salari rimangono sotto controllo. Allora, questa è una notizia appunto della Banca Centrale Australiana. Mettiamo insieme un po' tutto, Andrea, e andiamo a sentire qual è la tua view nel medio-breve periodo, insomma. Allora, nel breve video sono concordo sul fatto che ci Filippo, devi togliere la tua condivisione, per favore, perché sennò non riusciamo a vedere Andrea. Ecco qua, grazie. Grazie. Prego. Nel breve medio periodo io concordo sul fatto che i mercati siano molto tirati, il trend è positivo, quindi la tendenza è a rialzo e andare a mettersi a ribasso finché non ci sono dei segnali un po' più chiari diventa abbastanza rischioso, anche se effettivamente ritengo probabile che ci siano degli storni durante l'estate, quindi questo concordo assolutamente col collega. Poi nell'ottica, dopo una correzione, viceversa, sono dell'idea che il mercato nel lungo periodo di fatto ha sempre premiato il mercato azionario nel lungo periodo, per cui rimanere investiti, abbiamo visto anche chi avesse comprato sui massimi nel 2008, certo ci avrebbe messo un bel po' per recuperare, ma adesso sarebbe di nuovo in ampio guadagno. Quindi in un'ottica di medio termine, nel lungo, l'azionario e stare investiti nel mercato con un'ampia diversificazione è abbastanza provato che premia, per cui nel breve concordo che effettivamente entrare adesso espone a rischi di correzioni estive che secondo me ci saranno, e quindi anche io suggerisco di aspettare almeno una rifiatata per capire qual è la vera intenzione del mercato, e bisognerà poi capire l'entità di questa correzione, dove da un punto di vista fondamentale il tema che sta cambiando, che secondo me è quello più importante di tutti, è il consenso su tenere i tassi a zero, nel senso che da un punto di vista fondamentale è una vera assurdità il fatto di avere un'inflazione al 5% negli Stati Uniti con i tassi a breve a zero, ma anche abbiamo visto Weidmann, che chiaramente è un falco e a capo della Bundesbank, che comunque ha parlato di un'inflazione che a suo avviso arriverà al 4% in Germania, e comunque gli ultimi dati sull'inflazione europea sono veleggiano tra il 2% e il 2,9% sulle ultime stime dell'Eurostat, quindi sono sostanzialmente al target della BCE, poi la BCE e chi sostiene l'opportunità di tenere i tassi ancora zero dice che effettivamente l'inflazione core, quindi al netto della componente alimentare e energia, è prevista intorno all'1,4, quindi ancora bassa, che ci sono dei rischi con la pandemia e che i tassi sono tenuti ancora a zero. Però secondo me da un punto di vista macro è abbastanza evidente che vedere un'economia che galoppa con dei dati sui PMI, abbiamo visto in Europa, in America, anche dopo il rallentamento che c'è stato nell'ultimo
settimane in Cina, comunque sono tutte economie che si espandono a ritmi impressionanti, avere i tassi a zero chiaramente è una cosa che non ha molto senso, quindi certo. Ha un senso di tenere compatta, cioè di non rischiare una crisi finanziaria, che è l'ultima cosa che tutti vogliono. E quindi c'è un discorso politico di voler tenere tutto così, poi bisognerà capire quale sarà la tempistica per smontare questo grosso castello di finanziario, quindi, che ha consentito una forte ripresa, e quello, da quello secondo me dipenderà anche la sorta dei mercati. L'estate normalmente, come diceva il collega, non è molto favorevole all'azionario, quindi siccome ci sono tutti gli elementi, quindi disordine nelle banche centrali e la stagionalità, bisognerà capire, ecco, l'altro punto sono le trimestrali che stanno per arrivare, quello secondo me potrebbe essere un po' far pendere l'ago della bilancia. E ovviamente, ecco, poi in questa settimana ci saranno anche delle indicazioni che arrivano da Fed e BCE con i verbali delle ultime riunioni, esatto, mercoledì e giovedì, quindi anche quello potrebbe essere un ulteriore inizio per chi cerca appunto di capire le prossime mosse. Le vostre mosse, esatto. Diciamo che per ora forse si può intravedere, insomma, la mossa delle banche centrali, quella di mantenere sostanzialmente invariate le politiche accomodanti a causa della variante delta del Covid, quindi ancora dell'emergenza Covid che non è evaporata, però poi insomma si comincerà a intravedere altro. Poi ci torniamo, Andrea, dopo torniamo con te sull'America per capire, no, anche sulla base dei dati che sono arrivati in questi ultimi giorni, se continua a essere comunque il faro, no? Mettiamo un po' a confronto anche l'Europa e l'America. Prima torno da Filippo, perché parliamo di DAX, andiamo a vedere quello che è il faro un po' europeo, appunto la Germania, l'indice di Francoforte, come si sta mostrando, così poi con entrambi ci buttiamo sul mercato americano. Allora, DAX, qual è la tua analisi, Filippo? Sì, anche qui torniamo sui grafici. Ma per quanto riguarda il DAX, insomma, c'è una situazione che per certi versi è analoga al nostro FTSE MIB, anche se qui, diciamo, ecco, forse è un pochino più delicata, perché il DAX si trova in una situazione, insomma, di forte ipercomprato. Quindi il mercato ancora più tirato rispetto a quello che è il nostro FTSE MIB. Anche qui c'è questa barra del 18 giugno, insomma, che comanda le sorti del mercato. Anche qui analogo discorso, il mercato sta lateralizzando su questi livelli, non riesce ancora a recuperare quota 15.730 punti. Io onestamente venerdì scorso, insomma, mi aspettavo un recupero, quindi una chiusura vicino a questi livelli, e ritengo ancora, insomma, che appunto la chiusura di venerdì, quindi la chiusura settimanale, potesse fare da termometro per quanto riguarda il mercato. Il fatto che venerdì scorso il DAX non sia riuscito appunto a recuperare questi livelli, a mio avviso, insomma, ci fa capire come in questo momento il DAX pecchi un po' di forza relativa. È un mercato che comunque sia nel brevissimo rimane da comprare sulle discese, perché comunque sia un mercato che sta ricomprando minimi, e questo è un dato oggettivo. Sì. Onestamente mi spaventa un po' vedere questa volatilità implicita stagnante. Siamo intorno ad area 17,20, 17,30 ormai da diverse sessioni, quindi anche qui sappiamo che poi quando c'è calma piatta, molto spesso, insomma, questi periodi precedono appunto dei movimenti anche abbastanza improvvisi, quindi occhio magari ancora più sul DAX, ripeto, a riposizionarsi long. Sicuramente non lo farei in ottica multi-day, a meno di accelerazioni appunto sopra a questi livelli, quindi diciamo, ecco, pattern grafici importanti. Intraday sicuramente si può provare qualcosa, perché il mercato comunque si sta dando ragione sotto questo punto di vista a strategie di questo tipo. Io oggi non mi aspetto, perlomeno nella prima parte, o meglio, mi aspetto una prima parte debole, però insomma sono convinto che con l'apertura poi dei mercati americani anche qui ci sarà una reazione, quindi occhio
diciamo, ecco, consideriamo i minimi della prima parte di sessione, perché potrebbe esserci occasione per dei long. Anche qui è chiaro che una salutare correzione, almeno fino a quota 15.000 punti, non è tanto, ma sicuramente è qualcosa che darebbe un pochino di ossigeno. Qui troviamo un supporto ex livello di resistenza abbastanza importante, già qui potrebbe essere una base, diciamo, per ripartire. Ok, sì, esatto. Poi bisognerà effettivamente vedere la reazione dei mercati di oggi quando riaprirà i battenti Wall Street dopo la chiusura di ieri per la giornata dell'indipendenza. Allora, Andrea De Gaetano, ritorniamo appunto sul tema che abbiamo lasciato in sospeso prima, cioè alla luce anche di quelle che saranno le prossime mosse delle banche centrali. L'America in questo momento continua a essere il faro? Sì, direi assolutamente sì, lo è sempre. Abbiamo visto una nuova rotazione settoriale di nuovo verso l'healthcare, quindi tutti i titoli legati alla salute. Secondo me, appunto, c'è di nuovo paura di queste varianti che abbiamo visto nei paesi come Inghilterra e Israele, dove le vaccinazioni praticamente hanno aperto tutta la popolazione. Di fatto, i governanti sono ancora cauti in una riapertura totale, hanno reimposto in Israele all'uso di mascherine che avevano abolito in alcune situazioni, le stanno rimettendo, quindi il tema è comunque, questo fa paura, nel senso che come era successo l'anno scorso, c'era stato un periodo di riapertura durante l'estate, poi di fatto c'è stato un nuovo lockdown, quindi ci auguriamo che così non sia, però ecco, secondo me c'è questo punto di domanda Però ci sono i vaccini adesso, sai perché te lo dico? Perché sai che parallelamente, per esempio, Boris Johnson il 19 toglierà le mascherine, ha deciso di allentare un po' tutte le misure, insomma, di protezione, perché lui dice adesso bisogna puntare sui vaccini, quindi bisogna ripartire, bisogna tornare alla normalità facendoci forza del fatto che i vaccini continuino, cioè che sempre più persone saranno vaccinate. No, 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 ma infatti, questo parlano di togliere tutte le restrizioni il 19 luglio, però ecco, diciamo che Johnson inizialmente sembrava quasi volerlo fare prima e poi si è visto comunque che nonostante i vaccini, infatti il discorso è il tema della campagna vaccinale, da qui secondo me il tema dell'healthcare che sta riprendendo, perché la campagna vaccinale appunto sta procedendo alla strombattuta, quindi a favore dei titoli. Anche dei titoli che producono vaccini. C'è stato comunque un po' più di esitazione rispetto a quelli che erano i piani di liberare tutto. Infatti, si parla adesso del 19 luglio con Johnson. Anche in Israele c'erano state un po' di indecisioni, proprio perché, nonostante siano posti dove ci sono appunto tantissimi vaccinati, quasi tutti, non tutti hanno preso la seconda dose, quindi ci sono ancora una serie di incognite e si saprà solo dopo quale sarà il risultato. Però ecco, c'è questo tema delle varianti che secondo me potrebbe anche a livello psicologico più che Destabilizzare, reale, sì. più a livello psicologico, nel senso che potrebbe essere, bastano poi a quel punto anche delle sfumature in un mercato, cioè ormai quando si sale in alta quota i vuoti d'aria si sentono di più, quindi è ovvio che qualsiasi notizia in un momento in cui il mercato sta guardando adesso, per esempio, i price earnings, i dividend yield sui principali indici, sono praticamente molto vicini ai minimi come dividendi degli ultimi anni, che se andiamo a vedere, per esempio, l'S&P 500 siamo all'1,35, quindi se si paragona di nuovo al tasso a breve, che è a zero sostanzialmente nel breve termine, è tantissimo. Se si paragona già al decennale, che è 1,42, siamo più alto il decennale, il rendimento di un decennale rispetto all'S&P 500 in termini di dividendi. Se andiamo a vedere il Nasdaq 100, siamo a 0,68 di dividend yield, quindi dei dividendi assolutamente quasi inesistenti. Quindi chiaramente finché tutto propende per una crescita, e i cosiddetti titoli growth sono stati quelli che hanno tenuto la scena, e con gli investitori che scommettevano su crescite future. Queste crescite di fatto ci sono state, perché sono andate molto bene, e direi che il banco di prova sono le trimestrali, poi l'evoluzione, secondo me, più verso settembre-ottobre del tema pandemia, dove effettivamente se il mercato si mettesse in testa che poi appunto questa pandemia invece che risolversi, come sembra peraltro,
dovesse creare ancora dei rallentamenti, a quel punto potrebbe essere la classica scusa psicologica per prendere profitto sul mercato, perché di fatto stiamo parlando di uno dei rally sull'S&P 500 più significativi dal 98, quindi dal 1998, ricordiamo nel 98 il mercato poi aveva corretto in maniera molto violenta durante l'estate a causa di motivi contingenti. C'era stata la crisi dei bond russi nel 98, c'era stato l'episodio del long term capital management, che era quella hedge fund guidato dai premi Nobel che faceva arbitraggi molto sofisticati con leve molto alte e che poi era saltato. Okay. Quindi l'eccesso di leverage che c'era stato nel 98 in certi modi ricorda quello che vediamo oggi. Poi dopo una correzione estiva il mercato poi ha continuato a salire, come ricordiamo, anche fino al 2000, per cui le condizioni, quello che vuol dire, è che si rimangono molto favorevoli ai mercati, c'è molto leverage, c'è molta valutazioni molto tirate, quindi basta un nulla per un nulla o il classico imprevisto per creare qualche correzione. Detto questo, la tendenza rimane comunque rialzista. Certo, assolutamente. Intanto io stavo monitorando anche l'andamento delle contrattazioni. Ecco, Filippo, così torno da te. L'Europa sta aspettando evidentemente appunto il faro di Wall Street, come dicevamo, perché le contrattazioni sono deboli, a partire proprio dal nostro indice che si muove in territorio negativo. In questo momento c'è dello 0,89, ma insomma non è l'unico a perdere terreno, nel senso che anche il DAX, che abbiamo appena visto con te, cede in questo momento lo 0,73, l'Ibex di Madrid lascia sul parterre lo 0,37, il CAC di Parigi cede lo 0,55, il FTSE 100 lo 0,23, insomma attendono tutti Wall Street evidentemente. A questo proposito andiamo a fare un giro veloce degli indici americani, Filippo. Sì, partiamo da SP500 che continua ad essere, come giustamente avete detto voi, il faro appunto dei mercati. Qui insomma ennesimo segnale rialzista lanciato nella giornata del 30 giugno. Qui c'era un pattern che poteva, diciamo, qualora fosse stato completato, innescare una correzione insomma verso quota 4100. Invece il mercato non solo non ha completato il pattern ribassista, ma con appunto questa barra di inversione dell'ennesima e nuovi massimi del 30 giugno, di fatto ha alimentato la prosecuzione del rally andando a raggiungere quello che era il nostro target, ovvero 4330 punti. C'è da dire poi che la giornata di venerdì, insomma, ecco, ha rispettato in pieno la tendenza che vede appunto storicamente i prestivi su Wall Street come appunto giornate caratterizzate da una forte tendenza rialzista, e quindi insomma mercato che poi ha fatto 4350 punti. Beh, anche qui il messaggio è chiaro: andare a cercare di posizionarsi short su questi livelli soltanto perché il mercato è salito troppo è una strategia che non paga, una strategia molto rischiosa e che non dà frutti. Sotto questo punto di vista è chiaro che qui il mercato è tirato, ci sarebbe bisogno di una correzione che vada un po' a scaricare gli eccessi. Secondo me nel brevissimo, per chi fa intraday, quota 4323, quindi punto mediano circa di questa barra appunto del 2 luglio scorso, potrebbe costituire già nella giornata di oggi, in caso appunto di una correzione più marcata insomma in questa prima parte di sessione, potrebbe dare luogo insomma ad un punto di ingresso per un long intraday. Sul multiday è chiaro che sarebbe da attendere almeno un ritorno a 4.200, qualcosa che vada un pochino a scaricare gli eccessi. 4.200 secondo me c'è un supporto importante, sì. E quindi insomma ecco, questo potrebbe costituire un'occasione per rientrare long in ottica multiday. Per quanto riguarda il Nasdaq, anche qui okay, ora un attimo. Sì, vediamoli velocemente gli altri indici, così sì, poi no, torno da. Sì, ho visto. La piattaforma. Comunque, vabbè, lo commentiamo a voce, nel senso sì, che è il mercato che presenta una maggior direzionalità sotto questo punto di vista, e quindi anche qui
È chiaro che entrare in questo momento sul Nasdaq a questi prezzi in ottica multi-day sicuramente non è la strategia migliore, ma lo ripetiamo, non ci sono argomentazioni neanche d'altro canto per andare a shortare il mercato. Anche qui magari sarebbe lecito attendersi un ritracciamento, insomma almeno un 2-3-4% che vada in qualche modo a scaricare questi eccessi di mercato per andare a cavalcare il trend di fondo che è comunque long. Il Dow Jones che rimane un pochino più indietro sotto questo punto di vista, anche a riprova appunto del fatto che siamo tornati in un contesto che premia maggiormente i titoli grow rispetto ai value, però anche qui insomma ecco trend che rimane long. Ok, allora Andrea, la tua view sull'euro dollaro, così poi vediamo anche la view di Filippo, le mettiamo a confronto. Dove si potrebbe spingere il cambio, Andrea? Allora, in questo momento il cambio è a 1,1877, l'area diciamo, che ha toccato nelle scorse ore, quindi l'area 1,185 è comunque un primo supporto. Io identifico come supporto più importante 1,165-1,17, dove se ci va veloce in questi prossimi giorni, secondo me è un'occasione per andare a prendere più sui dollari, comunque vendere dollari, quindi l'area direi 1,165. Per ora c'è stato questo recupero che l'ha portato appunto il cambio dall'area 1,22 a 1,1877, quindi per la volatilità che c'è sul cambio in questo momento è un movimento abbastanza forte. Io direi che appunto per avere delle nuove indicazioni a favore del dollaro dovremmo vedere secondo me un eccesso sotto area 1,15, cioè vedere delle chiusure sotto 1,15, e a quel punto secondo me il trend diventerebbe più forte a favore di dollaro. Sì. Viceversa, in un'ottica anche del multi-day, appunto se ci si avvicina l'area 1,16-1,15,5, secondo me diventa una bella opportunità per andare a vendere dollari, dove appunto se l'operazione appunto è giusta bene, se invece l'operazione non fosse giusta e quindi ci fosse un'ulteriore intenzione del dollaro di aumentare ancora di valore, potremmo rientrare a quel punto con chiusure sotto 1,15, che magari chiusure di alcuni giorni sotto 1,15 a quel punto sarebbe un nuovo segnale di forza, però fino a quel momento io rimango dell'idea che ci sia stata questa anche qui un eccesso di euro dollaro che era salito da area 1,06 dell'anno scorso fino a 1,20, alla soglia 1,23. Questa è secondo me un movimento correttivo intermedio da cui io mi aspetterei poi una nuova debolezza del dollaro, quindi in un'ottica multi-day io approfitterei di eventuali discese in area 1,16 per andare a vendere dollari e rimanere nel buon di euro comunque in euro. Ok, Filippo, aggiungi anche la tua di view sull'euro dollaro. Sì, allora per quello che diciamo ecco concerne più che altro l'analisi grafica su questo punto di vista, c'è da registrare che cosa? Che il mercato è andato di fatto a testare un importante supporto dal punto di vista dinamico. E da qui, secondo me, appunto, dopo una mossa insomma, che aveva spinto il mercato fino a 4,18, c'è stata questa candela di reazione, questa hammer, questa candela appunto resistiva, e se la andiamo poi a contestualizzare su un time frame più breve, vediamo appunto questa importante reazione partita da quota 1,18, mercato che di fatto ha completato nella sessione odierna un modello a doppio, un modello a testa e spalle rovesciato, e quindi secondo me in questo momento ci sono tutti i presupposti per vedere una reazione appunto di euro-dollaro e un movimento che potrebbe spingersi fino a quota 1,1960. Quindi tendenzialmente nel brevissimo sarei long. Detto questo però bisognerà poi capire quale sarà la reazione del mercato su questi livelli, perché questa è un'area delicata, troviamo queste shadow che hanno di fatto respinto ogni tentativo di ulteriore recupero, anche se detto ciò io non mi stupirei di vedere un mercato che possa andare a ritestare insomma nel corso del prossimo mese, e mezzo, anche area 1,20 e 9, 1,21. Come detto più volte io
Ritengo che massimi 4,925 possono essere i massimi appunto del 2021, cioè non mi aspetto di vedere un mercato al di sopra di questa soglia nel corso di quest'anno. D'altro canto la discesa, quindi questa inversione che ci sarà, insomma non sarà poi un'inversione tanto repentina, quindi ci sarà spazio insomma per lavorare sul sia long che short appunto su quelli che sono i livelli di resistenza e supporto intermedi. A mio avviso un vero campanello d'allarme su una inversione insomma di tendenza a favore di dollaro ci sarà insomma soltanto con una mossa decisa, una chiusura decisa sotto quota 1,17. Detto questo, come detto, nel breve rimaniamo a fronte del pattern dimostrato, rimaniamo Ok, allora in chiusura, proprio in pochi minuti, stessa cosa chiedo a Andrea e a Filippo, velocemente petrolio e oro, insomma, gli altri due indicatori che in questo momento, chiaramente il petrolio con il rialzo che ha avuto anche dopo la riunione dell'OPEC e poi vabbè l'oro come bene rifugio, insomma, dove potrebbe spingersi. Allora Andrea, partiamo da te. Sì, allora per quanto riguarda il petrolio, io credo che siamo in questo momento in cucchiai, siamo quasi a 67 dollari al barile, sì. C'è stata questa atipica difficoltà di trovare degli accordi per un nuovo incremento della produzione. E quindi il petrolio di fatto con tutto il contesto che favorisce la ripresa e quindi i consumi maggiori di benzina e di energia chiaramente sta sorprendendo a rialzo e sta secondo me facendo prendere un sacco di stop al mercato, proprio perché già area 65, 63, 65 era un'area importante di resistenza e questo secondo me è un eccesso rialzista ulteriore. Come area di trading appunto mi aspetterei questa tra 67 e 69, non credo oltre, è come un'area ideale per andare a vendere. Un supporto di medio lungo periodo a questo punto secondo me tra 67, quindi 67 e 70, con un segnale, una prima indicazione ribassista più chiara sotto 73 e 30, quindi io il petrolio lo identificherei come detto. Prendiamo l'oro. Sì, allora andiamo a vedere l'oro che aveva superato i 1800 dollari l'oncia, infatti siamo a 1808,9 in questo momento dollari l'oncia, è in progresso di quasi un punto percentuale, 0,97 in questo momento. Sì, io anche qui sull'oro io vedo un'area importante di resistenza in area 1850-1870, chiaramente ecco qui c'era una resistenza già che è stata superata, che era appunto il 1790-1800. In questo momento l'oro sembra che stia ripartendo a rialzo, il supporto principale in area 1700-1750, e in questo caso direi che c'è stata una normale ripresa di una correlazione di tassi sui bond, anche qui in discesa, quindi rendimenti in discesa che abbiamo visto sul decennale americano, e una ripresa dell'oro, che c'è questa correlazione molto forte, e tant'è che abbiamo visto la correzione dell'oro che era arrivata proprio mentre i rendimenti sui bond americani risalivano in paura dell'inflazione, in paura dei rialzi dei tassi, l'oro era sceso e adesso sta di fatto succedendo un po' al contrario, cioè i treasury sono comunque sui minimi delle ultime settimane di rendimento 1,42 sulla scadenza decennale, l'oro sta riprendendo, lo identificherei appunto direi 1850-1750 come principale livello di riferimento. Ok, Filippo, un flash anche da parte tua, appunto petrolio e oro. Sì, allora cominciamo dal crude oil che sta di fatto battendo l'ennesimo record, superato anche quello che era il livello di resistenza appunto dell'ottobre del 2018, che era quota 75 dollari al barile. Sotto questo punto di vista, anche qui vale lo stesso discorso, col petrolio ancora di più, occhio mai mettersi short contro un mercato come il petrolio, che è un mercato insomma che quando parte con trend come questi poi è un mercato anche duro da arginare, e secondo me bisognerà
attendere quella che è la chiusura di questa settimana per capire insomma se questo livello di quota $75 poi riuscirà ad essere confermato in chiusura settimanale o se il mercato incontrerà delle resistenze insomma su tale area. Detto questo, per un'operatività di breve, sai che seguiamo questo mercato sul 4 ore con un super trend leggermente smussato, il mercato insomma è ancora e ampiamente long. Sotto questo punto di vista un segnale di inversione arriverebbe soltanto con una chiusura del 4 ore sotto quota 74,80, fino a quel momento non avremo segnali di short nel breve. Molto più interessante invece secondo me l'oro, anche qui dinamica simile all'euro-dollaro, mercato che ha mostrato una correlazione diretta in diverse occasioni nell'ultimo periodo. Sotto questo punto di vista, ancora di più, qui c'è un'occasione secondo me importante lato long, perché il mercato dopo aver lateralizzato su questi livelli in area 1765, sì, ha fatto un falso breakout dei minimi, quindi sicuramente qui sotto tanti operatori sono rimasti intrappolati lato short, insomma con degli short che sono scattati quindi su una quella che sembrava essere appunto una nuova gamba ribassista. E qui insomma anche qui nella giornata odierna il break di quota 1798, di fatto insomma dove sicuramente con tutta probabilità abbiamo avuto le chiusure forzate di degli ordini in vendita piazzati e scattati qui sotto, qui a mio avviso c'è spazio ora per sfruttare un rally che con tutta probabilità si potrà estendere fino a quota 1845-1850 dollari. Ok, ottimo, io vi ringrazio perché è stato un bel inizio di trasmissioni oggi qui sulle Fonti TV con la nostra Trading Week che proseguirà per tutta la giornata e naturalmente per tutta la settimana. Grazie a Filippo Giannini e Andrea De Gaetano, primi ospiti di oggi. Buona giornata, ci sentiamo naturalmente presto sulle Fonti TV. Grazie mille a voi.